una puntata davvero diversa questa dello sportello del cittadino, perché ci troviamo a Taranto, in pieno centro, in via Pitagora. Io sono alla guida e voglio farvi vedere le stranezze di questa città. Basta un minimo di pioggia, ma proprio due gocce senza esagerazione, ed ecco che il traffico si congestiona, si paralizza letteralmente, veramente il caso di dire si paralizza. È un fenomeno inspiegabile, perché non stiamo parlando di grossi acquazzoni e quindi strade interrotte, circolazione interrotta, ma stiamo parlando di due gocce d'acqua che sistematicamente sono in grado di mandare in tilt la circolazione. Vedete, qui siamo in via Pitagora, io mi accingo a svoltare da via Duca degli Abruzzi e mi trovo incolonnato appunto su di una colonna di auto. Ovviamente il percorso, il flusso risulta molto ma molto lento, appunto rallentato da questa pioggia. Sarà la pioggia del mistero, non si riesce veramente a capire che cosa succeda a Taranto. Sono stranezze, tipicità tutte tarantine, chissà, è un fatto che mi ha sempre lasciato pensare, mi ha lasciato perplesso. Si riesce a camminare a stento con prima e seconda, poi ci si ferma, come diceva Manzoni, avanza e ristà, parlava Manzoni. Vedete qui un'altra bella colonna, un bel incolonnamento di auto, e la Stasi, e ci fermiamo, mettiamo a folle e aspettiamo la grazia. Chissà, io cerco di capire quale sia il motivo, ma non ci riesco. Ripeto, non ci sono grosse pozzanghere, fosse una zona periferica potrei capire, no? Un rallentamento, strade interrotte, lo ripeto. Ma qui qual è il problema che ostruisce il traffico? Mistero della pioggia. Mistero della pioggia. Beh, dovremmo fare, in alcuni paesi dell'Africa si fa la danza della pioggia, della pioggia per far piovere. Qui dovremmo fare la danza del sole per far sì che ci sia sempre il sole e quindi non abbiamo questi problemi gravi prodotti dalla pioggia, da due gocce d'acqua. Mistero.